Renzi, prima di recuperare i 5 miliardi di euro per cancellare le tasse che lui ha introdotto, perché il ministro Boschi si dimentica di dire che l'IMU sugli imbullonati è stata introdotta dalla sinistra, che l'IMU sui terreni agricoli è stato introdotto dalla sinistra del governo Renzi, l'IMU sugli impianti di risalita è stato introdotto dalla sinistra del governo Renzi, l'IMU sui terreni sfitti e sugli immobili sfitti e sui negozi sfitti è stato introdotto dalla sinistra, quindi cancellerebbero delle tasse che hanno introdotto loro. Prima di trovare i 5 miliardi di euro però per quella manovra lì, tutte le volte che si propone l'abbassamento della pressione fiscale noi votiamo a favore, quindi ci sarà sicuramente il nostro. Il governo deve trovare 1,5 miliardi di euro da qui alla fine dell'anno per impedire l'aumento delle accise sui carburanti e gli acconti IRES e IRAP, quindi si incominci a trovare i soldi per evitare che i cittadini italiani debbano pagare da settimana prossima di più il costo e il prezzo della benzina. Dopodiché io credo che francamente siamo in una situazione tale dove da parte del Presidente del Consiglio, guardi, io credo che mi sarei aspettato e avrei voluto che come prima legge che questo Parlamento votasse, Camera o Senato, non fosse le unioni civili o lo Ius Soli di cui si discuterà settimana prossima alla Camera o la riforma costituzionale se il Senato deve essere eletto o nominato, che all'imprenditore napoletano o Brianzolo francamente interessa poco. Io avrei voluto che venisse calendarizzata una legge che porta la firma di un parlamentare del Partito Democratico, il Presidente della Commissione Lavoro, Damiano, per cancellare e per rivedere quella famigerata legge che porta il nome di legge Fornero. Lì sì che avremmo dato una risposta importante e avremmo trovato un momento di condivisione di tutto il Parlamento per ridare dignità a lavoratori e pensionati. Purtroppo nel nostro Paese invece è prevalente e più prioritario la riforma costituzionale che non dare dignità a lavoratori e pensionati. Allora, poi sentiamo gli altri, devo andare in pubblicità, tra poco.